chiusa la gara qui di Coppa Italia tra Astrid Gaeta e Ascolto Mato San Biagio, risultato finale 4-1. Buon match per il Gaeta. Il Mato San Biagio ci ha provato all'inizio del primo tempo, poi con l'arrivo delle marcature biancorosse non è riuscito più a creare problemi comunque alla squadra biancorossa. Quindi sicuramente una buona partita da parte dell'11 gaetano, ma anche il Monte San Biagio ci ha provato in tutti i modi a dare fastidio. Squadra giovane che deve comunque garantirsi l'anno prossimo, quest'anno la salvezza, e quindi difficoltà sicuramente. Poi l'SD Gaeta non c'era in panchina mister Mancone squalificato, e c'era appunto Alessio Patriarca, il collaboratore appunto di Mancone. Per la Gaeta sbloccato il risultato Vincenzo Carnevale, solito giocatore di qualità di questa squadra. A seguire poi ci ha pensato il bomber Diniz, e nel secondo tempo le altre due marcature ad opera appunto di Ramczewski, il giocatore appunto venuto da Pomezia, e appunto dopo appena pochi minuti che era entrato il giocatore Cerbara venuto da Sezze. Quindi una partita sicuramente gradevole, quindi c'è adesso da giocare il ritorno 2 ottobre a Sezze a Monte San Biagio, vedremo insomma come andrà, ma chiaramente sembra che la qualificazione sempre garantita per Gaeta. Domenica prossima si torna a Vicinello per un altro match importante.